tutti gli appassionati di internet, gli amanti di video scaricati dal web, i desiderosi di diventare opinionisti o web celebrity, ecco, finalmente è arrivata la puntata numero 34 di Vite Reali. Diciamo che abbiamo un ospite molto interessante, strano, particolare, fuori dal comune, bizzarro direi. Ci si lamenta sempre della fuga di cervelli e tutti gli intelligentoni vanno fuori e tutti gli artisti vanno a esporre a New York, a Parigi, a Amsterdam, a Londra e tutti gli stilisti se ne vanno via e non c'è mai niente da fare. No che no, Vite Reali vuole dimostrare il contrario. Oggi siamo andati a trovare due ragazzi, Alessandro e Gloria, che dal 1990 hanno seguito un percorso molto difficile ma pieno di soddisfazioni e soprattutto pieno di arte. Siamo andati da Mondo Bizzarro. Ciao, sono Gloria, mi trovo nella parte libreria di Mondo Bizzarro, che come tutti sanno è sia libreria che galleria d'arte contemporanea. Tutto è nato nel 1995 quando Alessandro Papa, mio socio, nonché marito e insieme a me curatore di Mondo Bizzarro, ebbe l'idea di aprire questa libreria strampalata dedicata all'immaginario che sta fuori dall'ordinario. Venne aperta a Bologna, la città natale di Alessandro, nel giro di poco tempo divenne piuttosto conosciuta perché si occupava di un tema per l'Italia ancora una volta trattato con moralismo, cioè l'erotismo. Erotismo che ha cominciato a prendere delle rivisitazioni da parte degli artisti molto particolari, dall'erotismo soft si è passati al feticismo più estremo e tutto questo si trovava sugli scaffali di Mondo Bizzarro insomma dalla metà degli anni 90. Tra le prime pubblicazioni della Mondo Bizzarro Press c'è l'artista Trevor Brown che vive in Giappone. Questo Mondo Bizzarro, che è partito dalla mente deviata di Alessandro Papa alla fine, ha potuto accogliere anche la mia mente altrettanto bizzarra e fuori dall'ordinario. E grazie a un incontro che è accaduto alla fine degli anni 90, siamo partiti per l'America, io e questo Alessandro, che all'epoca era fidanzato di mia cugina, alla scoperta di nuovi mondi, nuovi orizzonti. Nel giro di pochissimi mesi abbiamo concepito l'idea di aprire uno spazio nostro e di affiancarlo a quello della libreria. Bisognava spostarsi in una città internazionale e Roma era perfetta. Ci troviamo finalmente negli spazi espositivi di Mondo Bizzarro. Abbiamo presentato molti artisti della California, giapponesi. Adesso finalmente abbiamo in mostra un italiano. Si chiama Gabriels. Questa è una delle sculture che fa parte di una mostra personale intitolata Giocattoli per malinconici. Le sculture sono in bronzo lucido. Questa è una bizzarra rivisitazione del Danny, un coniglietto in vinile che viene prodotto dalla Kid Robot e in genere regalato agli artisti perché loro lo disegnino e lo progettino. Gabriels ha deciso di reinterpretarlo mettendoci in mezzo l'erotismo e un po' di sana sessualità. Così al centro della fronte, come terzo occhio di questo Danny erotico, c'è una bellissima vagina in lattice, dietro c'è qualcos'altro che vi lascio immaginare e vicino, nascosto dietro le due coppette in plexiglass che stanno sul petto del nostro Danny, ci sono due senucci che si affacciano. Anche se mi rendo conto di peccare di modestia, però non posso non dire che siamo stati due curatori d'eccellenza. Abbiamo portato in Europa per la prima volta artisti del calibro di Mark Ryden
la cui collaborazione è cominciata nel 2003 e tuttora quella mostra fatta a Bologna nel maggio di quell'anno rimane l'unica personale fatta nel nostro continente. Abbiamo presentato anche Ray Caesar, che allo stesso modo è venuto per la prima volta in Europa con una personale proprio a Mondo Bizzarro nel 2007. Sono artisti che in questo momento sono strafamosi e hanno aperto soprattutto la porta ad un nuovo filone di arte figurativa che sta soppiantando tutta l'arte e sta svecchiando l'arte contemporanea. La nostra proposta, che era una proposta abbastanza innovativa, è stata fortemente supportata e aiutata dal web, dove potevamo presentare le nostre proposte e siamo riusciti ad avere una grande visibilità. L'altra faccia della medaglia è che la circolazione di immagini distanzia un po' gli utenti da quella che è la fruizione dell'arte vera, diretta. Fare poi lo sforzo di andare a vedere dal vero queste opere dà un arricchimento maggiore. Nel salutarvi vorrei svelarvi la mente oscura di Mondo Bizzarro, i cui capelli dicono di quanto può essere bizzarra la sua mente. Ciao Francilla. Ciao Francilla, ciao.